Il primo relatore di oggi sarà Giovanni Bassi. La sua attività di allenatore, dopo quella di giocatore professionista, durante la quale ha avuto come compagni di squadra diversi campioni stranieri, è cominciata nel settore giovanile del Bottegone Pistoia nel 2007 per proseguire con la prima squadra fino al 2013. In seguito, fino al 2015, passa all'US Basket di Empoli con le giovanili e in seguito come capo allenatore della prima squadra, partecipando al campionato di Serie B per 4 stagioni. Stagione successiva, Green Basket Palermo come capo allenatore in B, poi chiamata dal San Giovanni Chiusi, dove nel 2021 vince il campionato di Serie B e nella stagione seguente porta la squadra da neopromossa e rivelazione del campionato ai playoff di A2. Giovanni Bassi. E un saluto anche ai giocatori di oggi, che sono un po' diversi rispetto a ieri, comunque provengono sempre dai settori giovanili di Virtus Pallacanestro e Vis 2008 Ferrara. L'argomento di Giovanni è giocare in transizione come sistema offensivo. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto ringrazio il CNA per avermi dato questa opportunità. È un grande onore per me essere qui. Non nego anche un po' di emozione, quindi sicuramente perdonerete qualche errore qua e là. Sono consapevole del livello di questa due giorni e la mia non vuole essere assolutamente una lezione, vorrebbe essere una condivisione, condividere con voi quelle che sono alcune delle mie idee, in questo caso offensive, e come cerco di svilupparle insieme ai miei ragazzi sul campo. Non ho la pretesa di farle passare per giuste in assoluto, ma diciamo che sono giuste per me e per il mio carattere. Okay? Alla fine, se vorrete, sarà un piacere per me non tanto rispondere alle vostre domande, ma magari condividere uno scambio di idee tra di noi, cioè parafrasando un vecchio detto americano: se ci scambiamo un euro rimaniamo con un euro ciascuno, se ci scambiamo un'idea avremo due idee ciascuno. Quindi questo è quello che mi piacerebbe fare stamattina insieme a voi. L'argomento è un argomento spinoso, giocare in transizione come sistema offensivo. È spinoso perché cerca, secondo me, di rompere un po' quello che è sempre stato un conflitto, una proporzione inversamente proporzionale che c'è nella transizione, nel contropiede, tra regole e corsa. E più regole darai e meno correrai. Questo, diciamo, è il dogma sul quale sono anche d'accordo. Più cerchiamo di strutturare la transizione, più cerchiamo di dare, appunto, scusate la ripetizione, struttura alla transizione, e probabilmente i giocatori penseranno più a eseguire la transizione che non pensare a sprintare, a correre, a attaccare davvero nei primi secondi. Quindi penso che su questo si sia tutti abbastanza d'accordo. Ecco, però io, pur avendoci picchiato la testa qualche volta su questa cosa, è la cosa che ho provato a fare sin dal primo giorno che sono diventato allenatore, cioè attaccare dal momento in cui entriamo in possesso della palla. E mi direte: bravo, certo, abbiamo la palla, siamo in attacco, benissimo. Ma l'idea sarebbe quella di sfruttare tutti e 24 i secondi per mettere pressione sulla difesa. Che non vuol dire necessariamente correre e tirare, assolutamente no, ma vuol dire avere 24 veri secondi di attacco. Dal momento in cui entriamo in possesso della palla, cominciamo a sviluppare il nostro attacco e cominciamo a mettere pressione sulla difesa. Questa cosa mi ha sempre affascinato e ho cercato di proporla a tutte le squadre che ho allenato. Possono essere state un under 14 regionale, possono essere state una serie D, oppure come ho avuto la fortuna di avere quest'anno, una Lega 2. Ovviamente usando la famosa metafora del sarto, cioè cercando di cucire addosso ai miei ragazzi il vestito giusto per loro.
Credo sia importantissimo avere nella testa delle proprie idee, un proprio sistema, che sia offensivo e anche difensivo, ma le cose si intrecciano sempre, secondo me. Però penso anche che sia importante avere quella che io chiamo una onesta flessibilità, e cioè io non credo che gli estremismi in nessun campo della vita siano giusti, questa è un'opinione mia personale, quindi essere troppo rigidi o troppo flessibili probabilmente per la mia visione della vita e della pallacanestro è un errore, ripeto, personalissima mia idea. Ma avere la capacità di capire quando essere flessibili e quando essere rigidi, secondo me è importante. Quindi, dette tutte queste cose noiose, vediamo come provare a trasferirle sul campo. Però devo fare qualche premessa. Quando mi è stato chiesto di fare questo intervento, la prima cosa che ho detto, e non c'è Coach Di Lorenzo, ma potrebbe essere qui a testimoniarlo, è stata forse avete sbagliato numero, okay, ve lo giuro. Okay, però detto questo, avevo due vie per fare questo intervento. La prima era, come dire, cercare di aprire tutte le piume della coda del pavone e venire qui e farvi vedere il gioco 5, che è la mia transizione, in tutte l'opzione dell'opzione, della variante, eccetera. Secondo me sarebbe venuto un gran caos. Per cui cercherò di far vedere solo le cose basiche, come allenerei nei primi giorni di preparazione della squadra. Legato a questo, siccome è un sistema basato tutto su decisioni rapide, leggere e reagire, pensare di condensare tutto questo in 40-45 minuti di lavoro, quelli che saranno, era impossibile. Quindi vedremo solo nemmeno la punta dell'iceberg, il cucuzzolo della punta dell'iceberg. La terza premessa è che quando vado a lavorare sulle cose che vedremo tra poco, prima c'è stato tutto un altro lavoro di spaziature, collaborazioni, decisioni rapide, in tutte le salse, durante l'attivazione, gare di tiro basate su spaziature, collaborazioni, decisioni rapide, tantissimo lavoro, in modo tale che i giocatori poi quando arrivano a vedere proposta che abbiamo stamattina dovrebbero in teoria leggere, riconoscere e applicare sul campo. Ho dato una scaletta di lavoro per quanto riguarda stamattina, vedremo in ordine il lavoro degli esterni, il lavoro del primo rimorchio, del secondo rimorchio e poi una cosa importantissima, cioè la proposta graduale delle opzioni e delle opportunità, gli esterni, come correre, dove correre, okay? E stare sempre connessi tra di loro, importantissimo, e avere sempre la spaziatura perfetta, okay? Lì non dobbiamo cedere, la spaziatura deve essere perfetta, sulle letture ci lavoriamo, ma la spaziatura deve essere sempre perfetta. Il primo rimorchio, la corsia centrale, dove correre e capire la propria posizione in base a dove è la palla. Okay? E stare sempre connesso al secondo rimorchio, continuando a collaborare con lui sempre. La posizione del secondo rimorchio, dove correre. Una cosa molto importante che nella mia idea deve avere è capire lo sviluppo della transizione, poi dopo ne parliamo di questa cosa, e leggere anche il posizionamento del proprio difensore. L'ultima cosa, la proposta graduale delle opzioni, perché dobbiamo cercare all'inizio di capire che squadra abbiamo, perché è veramente tutto un leggere e reagire. La palla fa una cosa, io ne faccio un'altra. Un mio compagno senza palla fa una cosa, apre altre opzioni. Okay? Quindi capite che se noi vogliamo mettere subito tutto insieme diventa un rischio molto grosso, dipende anche quanta pazienza abbiamo e dipende anche che squadra abbiamo. Un anno mi portavo dietro un gruppo di 9 giocatori su 12 della stagione precedente, all'inizio ho messo molte più cose perché c'era già un anno di lavoro dietro. Immaginando l'anno prossimo proprio la cosa inversa, avrò 9 giocatori nuovi su 12, dovrò stare molto 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 attento nella proposta. Quindi secondo me in un sistema basato su letture
e decisioni rapide, la proposta graduale delle opportunità e delle opzioni è molto importante. Adesso ci mettiamo sul campo e iniziamo a lavorare. Ragazzi, veniamo, facciamo tre file sulla linea di fondo, dai, la palla è nel centro. I primi della fila con la palla e alla linea del tiro libero. Davide, per favore, mi dai una mano. Ok. E ti metti in punta dalla parte opposta. Ok, grazie mille. Okay. I due delle file laterali sono, diciamo, al prolungamento della linea del time out. Ok, lì, bello largo, eccetera. Ok, lavoriamo su corsie e spaziature degli esterni. Attacchiamo dall'altra parte. Ok, fermo. Buoni. So che avete voglia di iniziare, ma calma, dobbiamo cercare anche di coinvolgere loro. La palla dà sempre il via, quindi come ti chiami? Simone può entrare con un palleggio con la mano destra o con un palleggio con la mano sinistra, diciamo con la mano destra, ok, stop, questo è il via per partire, ok? Le corsie sempre guardando la palla, sette passi di sprint, non sono impossibili, ognuno di noi può fare sette passi di sprint. Il problema è poi non dirgli che lo dovranno fare 50 volte dentro la partita, però sette passi di sprint una volta si può fare. Quindi, come lui mette la palla in terra, è il via per preparare le corsie, corsia e corsia. Okay? Tu sarai sul lato debole, te sarai sul lato forte. Stop, benissimo. Simone ha due opportunità adesso, far volare la palla, che è quella che mi piace di più, in corsia, vai, e giocare sul lato debole. Okay? È impensabile da qui dirgli di fare un taglio sotto la retina e poi andare dalla parte opposta, perché è troppo lungo, quindi gli dirò, chiederò semplicemente di andare sul lato debole e schiacciare il proprio compagno verso l'angolo. Ok? Chi riceve la palla in corsia? 1-2 palleggi massimo per arrivare sulla linea dei tre punti, e qui sempre un'esitazione, qua, per puntare la difesa. Poche cose all'inizio, non che mi cambi tanto fare la penetrazione sul centro e sul fondo, però per facilitare anche i ragazzi, diciamo, esitazione e attacchi sempre il fondo. Ok? Questo. Benissimo. Stop. Davide mi dà una mano, come agisce come secondo rimorchio. La penetrazione deve sempre avere un'ombra dietro e quindi andrà a dare questo passaggio. Aspetta. Per lui da qui si aprono le prime regole, diciamo, che okay? Il penetratore, posto che potrebbe andare anche in palleggio dalla parte opposta, eccetera, eccetera, ma cerchiamo di semplificare, alla regola penetro, passo, corro, quindi tu attacchi, passi a chi vuoi, ok? Penetro, passo, corro, devi cercare il primo posto libero fuori dai tre punti nel minor tempo possibile, in questo caso ti consiglio l'angolo, ok? Chi riceve lo scarico, alla regola no due penetrazioni di fila, ok? Però qui metteteci l'asterisco, ok? Dopo, se volete, mi ci fate tutte le domande che possibili, perché non è una regola sempre vera e non è sempre giusta, ok? Però specialmente all'inizio, per non creare l'idea che tutti quelli che hanno la palla attaccano, e quindi molto probabilmente Simone qui, se la rimettesse in terra, forse trova la difesa molto chiusa, do questa regola specialmente nei primi mesi, no due penetrazioni di fila, quindi lui può tirare, fare l'extra pass o aggiustarsi in palleggio per migliorare l'angolo di passaggio. Ritorna sulla penetrazione, stai penetrando, l'uso dei tagli sulla penetrazione, ok? Simone non è che deve tagliare, però può tagliare sulla penetrazione, questo per dare anche una corsia interna di passaggio, ok? Bene, basso o alto, bravissimo. Se il penetratore usa l'ombra, che poi vedremo sarà un lungo, ok? Penetro, passo, corro, per te non cambia niente. L'unica idea che avete, lui non può penetrare perché è il primo passaggio dopo la penetrazione, dobbiamo andare a attaccare dal lato opposto, come volete voi. Davide probabilmente accorcerà con un passaggio, va incontro, te sei connesso a lui, sei legato a lui, te o lui per attaccare dalla parte opposta e vediamo quello che succede. Riavvolgiamo il nastro, vieni Simone con la palla. Simone è già entrato in palleggio, le corsie stanno volando dall'altra parte, ok? Simone chiaramente può, abbiamo detto, passare e andare sul lato debole, può anche semplicemente mandare via e continuare lui in palleggio, passa sotto la retina, guarda sempre la palla, ok? E creiamo la stessa situazione, per te cambia che non devi andare in angolo, però la stessa cosa, esitazione e attacchiamo il fondo. Di lì
di Ligio chiamo, ok? Ok? Dai, andiamo, vediamo, pronti. Il via lo dai te con la palla, non io, quando vuoi. Via, sprint, 7 passi, esitazione, fondo, bene, extra, ok? Per attaccare, tirare, rimbalzo, rimbalzo, finire con un canestro, via, pronti, altri 3. Stop, stop, stop. Non ho chiesto questo, ti ho chiesto di essere alla linea del tiro libero, alla linea del tiro libero, vi ho chiesto di essere al prolungamento della linea del time out, molto vicini alla linea laterale. Quando vuoi, puoi partire. Via, sprint, mandalo via, pausa, stop, 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 stop. E angolo, angolo e 45, angolo e 45, non quasi 45, angolo e 45, ok? Tu taglia guardando la palla, guardando sempre la palla, ok? Si rifà, dai, pronti. Andiamo. Via. Passo, vado sul lato opposto. Pausa. Attacco. Stop. Stop. Angolo e 45. Prolungamento del tiro libero. Prolungamento del tiro libero. Ok? Te non sei in angolo, sei quasi in angolo e non va bene. Più a destra. Lì. Perfetto. Perfetto. Ok? Penetro, passo, corro, benissimo. Ok? Si rifà. Dai, pronti. Andiamo. Passo, lato debole. Extra. Penetro, passo, corro. Seconda penetrazione. Bene. 3, 2, 1. Stop. Ok. Ok. Va bene. Bravi, bravi. Torniamo nelle file. Aspettiamo. Ok. È ovvio, primo, non mi conoscono e io non conosco loro, è normale che ci possa essere un po' di confusione. Dobbiamo essere flessibili ma rigidi sulle regole. Rigidi sulle regole. Se si chiede penetro, passo, corro, dopo una penetrazione non fermarsi dentro l'area è importantissimo. Okay? La spaziatura deve essere sempre, sempre perfetta. Se si chiede angolo e 45, poi voi volete altre spaziature, fate le spaziature che volete, ovviamente. A me piace angolo e 45, ma la spaziatura che chiediamo deve essere rispettata sempre, sempre, ogni volta. Okay? Poi è chiaro che possiamo mettere una situazione di 3 contro 3, 3 contro 2, questo poi lo potete gestire voi. Da questa situazione cominciamo a costruire il primo rimorchio. Quindi vorrei una fila di lunghi, come vi ho chiesto prima, con la palla qua a metà campo. La palla non è più nella fila centrale, ma è qua a metà campo. Dai, 3 di voi, dai, su, andiamo, andiamo, dai, dai, su, capisco che è presto, però... Benissimo, okay. Il primo della fila è nel cerchio di metà campo rivolto ai suoi compagni. Le 3 file di esterni rimangono, eh? Prolungamento della linea del time out, te sei nella linea canestro-canestro, ok? Te Davide rimani, lì, ok? Il via lo dà la palla, quindi tu puoi passare la palla a qualsiasi dei tuoi compagni, come ti esce la palla dalle dita devi volare al ferro, ok? Volare al ferro, a chi passi la palla? Lì. Per voi non cambia niente, te devi decidere quale lato è forte e quale lato è debole con un palleggio, bravissimo, te stai correndo, per voi non cambia niente, appoggi la palla e ti spazi sul lato debole, tu corri in angolo, te, no, ferro ti ho chiesto, e poi verso la palla, ok? Sul lato forte, ok? Benissimo, benissimo, abbiamo costruito il primo rimorchio. Adesso, si può fare la stessa cosa di prima e per voi non cambia niente. Ok, quindi se tu attacchi il fondo, io do uno scarico interno, questo movimento qua, questo, culo in fuori, mani in fuori, ok? Se dallo scarico interno, vieni, penetrazione, scarico interno, angolo e 45, l'uso del taglio se vuoi, probabilmente se dallo scarico interno ci sarà da finire, ok? Per il penetratore la regola è sempre quella, ok? Penetro, passo, corro, quindi se scarico, corro subito fuori dai 3 punti, palla. Se rilascio la penetrazione e uso l'ombra, sempre corro fuori dai 3 punti. Il giocatore interno ha la regola che se non prende lo scarico interno e la palla vola fuori dai 3 punti, subito deve correre in punta, ok? Subito fuori dai 3 punti. Per prenderla e ribaltare, probabilmente con un backdoor, e andare a giocare un pick and roll laterale. No, tagli e vai sul lato opposto, sempre. Okay? Vai, corri in angolo, guardando la palla, benissimo, vieni.
Quindi se tu non prendi lo scarico interno, fuori dai tre punti, ribalti e blocchi. Ok? Va bene, riavvolgi e metti il primo rimorchio. Dai, andiamo ragazzi, su. La palla. Benissimo. Penetrazione. O dopo l'esitazione possiamo mettere la palla dentro. Per mettere la palla dentro nei primi secondi. Ok? Chi riceve guardare dentro? Chi ha messo la palla dentro? Impegnare... No. Impegni il tuo difensore sulla linea dei tre punti, puoi andare su e tornare. Giochiamo dal lato debole, però anche qui ribadisco la premessa. Cucuzzolo della punta dell'iceberg. Con la palla lì si aprono tante cose, ne faccio vedere una sola, che è la weak side action. Okay, quindi con la palla dentro, taglio forte per ricevere. Quando lui ha ricevuto, te devi essere già partito. Quando lui ti guarda dentro, devi farti trovare lì. Alla retina e torni indietro. Okay? Mentre lui fa questo, sprint in punta a prendere un blocco di Davide. Okay? In punta. Punta fuori dei tre punti. Okay? Benissimo. Puoi giocare uno contro uno. Puoi buttare fuori la palla. Se butti fuori la palla, la segui. Quindi se la passi qui, la segui. Ok? Ti spazi, sempre attaccare il reject, ok? Per preparare il pick and roll e poi giocare il pick and roll. Ma qui ribadisco che si possono aprire tante cose, e cioè, buttami la palla, faccio io te un attimo, scusami. Okay. La palla viene a me, ok? Se per aspettare il pick and roll devo fermare troppo la palla, ok? Non mi piace molto, se devo essere sincero. Quindi, chiedo almeno un reject dalla parte opposta, forte, ma per battere vero il difensore e poi giocare il pick and roll. Ma qui c'è la confidenza dei giocatori dentro il sistema e le caratteristiche individuali dei giocatori. Cioè, io ho ricevuto questo passaggio, mentre mi arriva il pick and roll, io non sono un grande giocatore di pick and roll, ok? Non sono un grande giocatore di pick and roll. Non gli vieterò mai di giocare il pick and roll, cercherò di renderlo consapevole delle cose che sa fare e di quelle sulle quali deve migliorare, okay? Ma se è consapevole può fare due cose. Io non sono un grande giocatore di pick and roll, magari lui sì, vieni, te devi fare la stessa cosa, okay? C'è un consegnato e lo gioca lui, oppure mentre sta arrivando non sono un grande giocatore di pick and roll, ma questo lo so fare, ok? Questo lo so fare. Mentre lui arriva, appoggio e becco il flare, ok? Lui aggiusterà in palleggio per il passaggio, lui poi nel 5 contro 5 deve andare via dalla parte opposta, ma queste sono cose di più alto livello, ok? Quindi non c'è niente di sbagliato purché ci siano le spaziature giuste e le decisioni rapide. Questo è poi il succo del discorso. Ok? Rimettiamo la palla in ala. Te torni sull'angolo, torni in angolo, torni in ala. Quindi te da questa posizione qua puoi o attaccare, scarico interno, se non la prendi salti in punta, se la metti dentro impegni, taglio, blocco. Ok? E giochiamo. Dai, si riparte di là. Pronti? La palla ce l'hai te, dai il via te. 7 passi di sprint. Via, lato debole, pausa. Tacco, scarico interno, bene, ombra, qui, backdoor, sprint, blocco, ferro, 4, 3, 2, bravissimi, pronti altri 4, quando vuoi te, passi e sprinti, bene, appoggio, lato debole, esitazione, stop, primo, forse io lo facevo un pochino più veloce, ok? E se faccio uno sprint mi saltano tutte e due le ginocchia e devo poi rantolare per terra. Quindi, quando lui arriva qui, te qui ci devi essere. Secondo, vieni, penetro. Più piccolo possibile e a un metro da lui. Sono qua, la voglio, torna là, attacca a fondo. Più grosso possibile dentro l'area, culo in fuori, mani in fuori. Così la voglio, se sono un tuo compagno così te la do. Se stai così, col cavolo che ti do la palla. Ok? Si rifà, dai, si ripronti, pronti. Via, sprint! Guarda la palla, lato debole, tacco, dai, scarico, punta! Vai, backdoor. Bene, via, passo e blocco, sai perché due palleggi? 4, 3,
2, 1, torna con la palla in punta, per favore. Torna con la palla in punta. Aspetta. Benissimo. Ok, torna in angolo, per favore. Poi argomento di fra qualche minuto. Ma chi riceve qua, odio quando si mettono i post, prendono e iniziano a fare così. Prendo, guardo. Ok? Lì ci sarà una situazione di blocco e consegnato, perché Davide è l'altro lungo in 5. Però diciamo che fa backdoor. Io devo essere in grado di passarla questa palla. Poi gioco con un palleggio, passo e sprinto. Reject. Sempre attaccare il reject, sempre attaccare il lato opposto. Ogni volta che c'è un pick and roll, attaccare il lato opposto. Sempre. Non il 99% delle volte, il 100% delle volte. E se non lo fanno, gli va detto. Chi è? Jay. Questo è Jay. Attacco lato opposto, blocco, corro, per voi non cambia niente sul lato debole. Proviamo a rifare. Dai ragazzi, dai, su. Oh, tranquillo, perché non ti preoccupare che sbagliano i professionisti, figurati te. Dai, via. Via, passo, lato debole. Esitazione, tacco. Bravo. Via extra pass. Bene, un palleggio. Attaccare, ferro forte. 4, 3, 2, 1. Bravissimi. Bravi. Pronti altri 4. Sprint, esitazione, lato della palla, stop, corri sempre dal lato della palla, ferro e lato della palla, ok? Ripartiamo da qua, la palla è in corsia, tu stai correndo, guardando la palla, se non la prendi lì devi venire a combattere per prenderla in post basso, bene, adesso ti può arrivare, se lui attacca, appena fuori dello smile, pronto per una schiacciata. Se non la prendi, va in punta, ok? Si rifà. Dai, andiamo, pronti. Sprint. Pausa. Attacco. Bravo. Extra. Corri. Penetro, passo, corro. Backdoor. Reject. Rimbalzo a canestro. Ok, stop. Ehi, ogni volta che ti arriva un pick and roll, attacca il lato opposto. Attacca il lato opposto. Si può mettere anche la palla dentro, eh? Stop. Oh, però magari se si corre fuori dal campo, forse riusciamo ad allenarci. Che dite? Quando vuoi. Palla dentro, taglio. Stop. I tempi sono tutto, ok? La palla in corsia. Abbiamo creato angolo e 45 e primo rimorchio. Molto bene, bravi. Aspetta, falla rotolare. Adesso vai, mentre la palla sta arrivando. Quando lui gira la testa, ti deve trovare qua. Quando lui gira la testa, te devi essere... Stai arrivando alla retina e poi torni là, in angolo sullo stesso lato. Vai. Nel frattempo arrivi te a beccare un blocco. Se passi, che fai? Bravissimo. Sprinti, no camminando. Reject, ottimo. Ok, la palla a me. Vieni, palla a me, pronti, posizione. No. Angolo. Fai un palleggio, un'esitazione e poi decidi cosa fare, ok? Se rimetti la palla dentro, vediamo quello che abbiamo corretto, ok? Dai, andiamo. Pausa, palla dentro, bravo. Sprint, reject, spaziatura. Ok, qua, ok, bravi, dai, ok, benissimo. Bravi, molto bene. Ve lo faccio vedere come se fossero due esercizi diversi. In realtà la proposta, quando poi vado con la squadra, è nello stesso momento. Cioè, se vi ricordate, ho detto primo rimorchio, sprintare centrale, okay, e riconoscere la propria posizione in base alla palla. Adesso, se Andrea passa la palla adesso, sarà sempre davanti alla palla. E quindi gli chiedo di andare a fare il primo rimorchio, ok? Adesso tu puoi fare la stessa cosa, ok? O fare un palleggio verso i tuoi compagni, ok? La palla dà sempre il via, quindi se io faccio questo partiamo, ok? Stop, te ti muovi destra o sinistra, bravo. La posso passare solo a una delle due corsie, quindi fai un palleggio e un passaggio e corriamo, ok? Te dove devi andare?
Bravissimo. Adesso io sono il primo rimorchio, devo fare 7 passi di sprint, ok? Devo fare 7 passi di sprint, ma sono dietro la palla, bene che vada sono a livello della palla. Chiedergli di andare là fa perdere un po' di ritmo all'attacco. Quindi sono dietro la palla, cambio angolo e vado a fare un drag laterale. Ok, quindi sei dietro la palla, sprinti. Per voi non cambia niente, angolo e 45. Vai, te Davide in questo caso ti togli. Sempre attaccare la linea di fondo. Se lui attacca la linea di fondo per davvero, non solo reject, sei tu che fai l'ombra, tu puoi tagliare se vuoi, se no penetro, passo, corro, no due penetrazioni di fila, eccetera. Se dopo il reject invece usi il drag, stop, bene, spalla a spalla, picchi nella spalla, stop. Tu crea separazione dal tuo difensore, ok? Blocchi, corri, mezzo angolo, 3 punti, 10, basta che crei separazione e te gira l'angolo per attaccare. E di qui collaborazioni, ok? Dai, pronti. Puoi fare la stessa cosa di prima, passi e corri e fai il primo rimorchio o fai un palleggio e allora poi vai a fare un picchero laterale. Quello lo decidi tu, ok? Quando vuoi. Via, sprint. Tacco il fondo. Bravo, spalla a spalla, questo. Penetro, passo, corro. Bravo. No, 2 di fila, bravissimo. Bravi, 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 bravi. Pronti altri 4, pronti altri 4. Decidi tu. Via. Angolo, 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 angolo. Tacco il fondo. Spalla a spalla, spalla a spalla. Creo separazione. Penetro, passo, corro. Benissimo, il canestro. Guarda il canestro, guarda il canestro. Finiamo con un canestro, finiamo con un canestro. Dai, pronti altri 4, ok? Via, sprint, stop, stop, riavvolgi, pronto. Hai fatto un palleggio moscio, onestamente, moscio, ok? Lui è partito invece sprintando e quando ha preso la palla, vieni, tu dov'eri? Eri davanti o dietro di lui? E allora qual è la regola? No, la regola è correre e capire dove sono. Se sei davanti alla palla, devi andare a fare il primo rimorchio. Se sei dietro, blocchi la palla. Ti torna? Ok? Va bene? Dai, proviamo. Stop, 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 stop. La palla dà il via, la palla dà il via. Come lui picchia la palla in terra o fa un passaggio, dovete volare dall'altra parte. Volare dall'altra parte. Ok? Dai. Sprint! Bene. Tacco prima al fondo. Bene. Spalla a spalla. Crea separazione. Angolo e 45, stop, stop, non è angolo e 45, non è angolo e 45, è quasi angolo e quasi 45, quindi sicuramente palla persa. Se è quasi è palla persa, se è perfetto forse non è palla persa, ok? La palla è là, tu stai arrivando per fare il drag, dai, angolo 45, più basso, bene, separazione, bene, penetro, passo, corro, tiro, rimbalzo, attacco. Ok, va bene, dai, l'ultimo, dai, su, pronti, pronti, decidi te, passo, bene, bravi, lato debole, ombra, ombra, bene, no 2 di fila, stop, 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 bravo, stavi facendo la cosa giusta, stavi facendo la cosa giusta, non indecisi, l'errore è sempre essere indecisi, se uno è indeciso sta sbagliando, ok, penetrazione, vieni, stavi facendo il pick and roll. Lui attacca il reject e probabilmente ha battuto il suo, quindi sta andando. Gli hai fatto l'ombra, per me è meglio qui, ma va bene, sei stato bravo. La regola è penetro, passo, corro, no dove corro. Ok? Quindi tu l'hai passata lì e stavi venendo qua, vero? Bravo, bravissimo. Vieni, sprinta, passaggio e magari andiamo a giocare dalla parte opposta. Ok? Si rifà dal drag, si rifà dal drag. Attacco, reject, bene, ombra. Questo, non c'è. Penetro, passo, corro. Bravo. Andiamo di là per attaccare. Bravi. 4, 3, 2. Al secondo te si passa un passaggio a uno che sta, si passa la palla a uno che sta tagliando senza guardarti, prima di buttarla via. Dai. Ok, ok. Diciamo che lavoro sul primo rimorchio, lo diamo per fatto. Si inizia a entrare sul lavoro del secondo rimorchio. Okay, che è molto, molto, molto importante. Quindi la fila dei ragazzi lunghi va con la palla alla base dell'area, la fila centrale è sull'altra base dell'area, voi rimanete dove siete. Per gli esterni non cambia mai niente,
Okay? Tu sei il primo della fila con la palla, guardi il canestro, sei sulla linea canestro-canestro, il primo della fila è qua in punta. Partiamo da una situazione di autorimbalzo, butti la palla a destra o a sinistra, butti la riprendi, stop. La palla dà sempre il via. Come lui fa così, uno e due dovete volare dall'altra parte. Quando lui torna giù, guardando questo lato, ti deve trovare qua per l'apertura. Okay? Quindi anche tu hai 7 passi di sprint. Diciamo che li hai fatti. Poi sulla posizione dell'apertura dovremmo fare, penso, 5-6 allenamenti, quindi meglio non entrare in questo argomento. Per te è la stessa cosa. Puoi mandare via Simone, okay? O passargli la palla e giocare sul lato debole. Tu adesso sei nettamente dietro la palla, perché sei il secondo rimorchio. Diciamo che l'hai passata, stai andando lì, te ti schiacci in angolo e il lungo, il secondo rimorchio, arriva dietro la palla. Se vi ricordate, vi ho detto, il secondo rimorchio deve capire come si sta sviluppando la transizione. Ribaltata è la stessa cosa che ha detto coach Messina ieri nella transizione difensiva, se vi ricordate. Chi arriva per ultimo in transizione difensiva non deve correre dentro l'area, deve guardare come si sta sviluppando l'attacco e andare, in quel caso, probabilmente sul lato debole. È la stessa cosa. Lui arriva per ultimo, è quello che vede tutto e deve capire che cosa sta succedendo. Ok? Ovviamente anche in base alla posizione. Davide adesso sarà il difensore del secondo rimorchio, non il primo rimorchio. Ok? Però per adesso non lo anticipi mai, stai sempre sulla linea di fondo, sulla linea del tiro libero. Ok? Quindi, mentre lui arriva, deve capire perché Simone può attaccare il fondo. Se attacca il fondo, dove vai? Domanda da $1.000.000. Bravissimo, grande. Ok? Vieni a fare l'ombra. Ok? E di qui, lo sa, ormai spero che abbiate capito, penetro, passo, corro, no? 2 penetrazioni di fila. Tu puoi tagliare sulla penetrazione, se taglia magari premialo. Ok? Oppure, mentre arriva al secondo rimorchio, Simone decide di non attaccare, ma di giocare con lui, che come vedete, immaginate che lui è il suo difensore, non è anticipato, quindi la potrà prendere, linea canestro canestro, stai arrivando, ok? Simone non attacca, non la mette dentro perché adesso non c'è nessuno, te la passa, benissimo. Facciamo quello che abbiamo visto prima, bravo. Ora, su questa collaborazione qui si aprirebbe un altro mondo, per adesso solo backdoor, guardando la palla, se non la prendo vado sul lato opposto. A lui diamo indicazione, o un palleggio, passo e sprinto a bloccare, attacco, reject, eccetera, eccetera, o ricevo, guardo, 2 palleggi più lunghi possibili per andare a fare un consegnato. Se è un consegnato, bravo, sarà quasi sempre riblocco, ok? Per andare, questo voi accorciate. Insomma, se sbagliate questa collaborazione non è un problema. Ok? Va bene? Dai, proviamo. Quindi o attacchi la linea di fondo o giochi col secondo rimorchio. Via, sprint! Apertura, bravo, falla andare. Lato debole. Bene. Linea canestro, consegnato. Stop. Ti sta venendo incontro. Se ti fermi e fa questo è palla persa, rubata, schiacciata dalla parte opposta. Ok? Chiudi la collaborazione. Rifai il backdoor. Non correre qua. Linea canestro. Ok? E quando la prendi, calmo. C'è un backdoor da guardare. Se fai 2 palleggi, diamo un consegnato. Se fai il consegnato, riblocco. Da là, torna indietro. Pronti? Via si va. Andiamo. Guardo. 2. Riblocco. Bene, accorcia. Stop. Parte il passaggio. Ok? Sì, siamo in 4 perché lui non c'è più, dobbiamo accorciare. Ok? Va bene, dai, pronti altri 4. Andiamo, su. Bravo. Bravissimo. Un'esitazione. Dietro, ombra. Bravissimo. Cambiare lato. Bravi. Stop. Perché non ci credi? Hai tagliato. Cazzo, ma la devi volere qua, eh? Hai tagliato qua, fermo. E poi per prenderla. Se lui attacca, dai lo scarico interno. Ok? Si rifà dalla penetrazione. Pronti?
pronti, spaziature, 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 vai di là, vai di là, vai di là, corri, 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 via, andiamo, ombra, bene, dentro, passo e gioco, ok, bravi, pronti, stop, 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 ha preso di qua, rimbalzo, ha preso di qua, rimbalzo, lui si gira di qua, ti deve trovare qua, ok, via, split, mandalo via, guarda la palla, ombra, bene, cambio lato, 4, 3, 2, 1, ok, benissimo, bravi, 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 ok, stop, andiamo di là, piano piano, batti la palla, corsie, apertura, che fai? Piano piano, piano piano, piano piano, passi, vai sul lato opposto, diciamo che dovresti riuscire a essere davanti, bene, qui c'è una cosa molto importante, e cioè capire la posizione del proprio difensore. Adesso comincia ad andare su, ok? Che apre la situazione che nella mia transizione si chiama anticipato. Però è molto importante questo, faccio io te un attimo. Io devo riconoscere prima, e per questo è molto difficile il lavoro del secondo rimorchio, devo riconoscere prima quello che succederà lì. Ok? Cioè, se io mentre sto correndo mi accorgo che il mio difensore è dentro, io continuo a correre qua, ok? Per prenderla, per fare l'ombra, per fare tante altre cose che non vi sto qui ad annoiare. Spostati un attimo per favore, così loro vedono meglio. Grazie mille. Se mentre corro vedo che se arrivo là, troverò il mio difensore, vieni, 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 ok? Vado in quella che io chiamo situazione di anticipato. Okay? Anticipato, cioè io devo riconoscere che se arrivo lì sarò anticipato e non voglio, proprio per il discorso 1001, 1002, decisioni rapide, flusso, che il secondo rimorchio arrivi qui, oh cazzo sono anticipato, aspetta fammi provare a prendere la palla, la prendo, intanto lui sta con la palla in mano 6 secondi, ok? Quindi vedo questo, lo chiamo vocalmente anticipato e vado a fare un blocco lontano, ok? Qua, più o meno al prolungamento del gomito, qui, ok, da sfruttare spalla a spalla, ma questo blocco qui apre un'altra serie di opzioni molto numerosa, ok, che poi io scelgo, ma questo blocco è l'unico che non si legge, cioè vieni a piazzare questo blocco diagonale. Blocco sul lato opposto, mentre arrivo, passo spalla a spalla, ma il mio, no, bravo, a cosa normale devi fare questo e continua a fare questo tutta la vita. Ma in questo modo di giocare, okay, tu devi prendere questo blocco per ricevere la palla qua su alto, okay, alla ipotetica linea della palla a volo. Okay? Tu hai passato e ti butti in angolo. Il giocatore che ha fatto il blocco di anticipato gioca su se stesso per creare una situazione di post-alto che in 5 diventerà doppio post-alto. Okay? Il primo rimorchio si alza su. Quando abbiamo creato questo, tu con grande pazienza aspetti che lui sbracci, sbraccia, gioca contro Davide, gioca contro Davide. Bravo, ecco, bravo, benissimo, gliela passi sulla mano esterna, dai, bene, così forse una palla persa, bassa o alta, ok? E vai per prendere un consegnato. Il primo consegnato non lo dai mai, non lo dai mai, è solo una finta. Adesso puoi fronteggiare, te se non l'hai presa, te ne vai al ferro, da qui collaborazioni libere, collaborazioni libere, cerchi qualcuno con cui giocare, con un consegnato o con un pick and roll, ok? E pensate, immaginate che sia sempre numero 5, ok? Va bene? Proviamo, se vedi Davide alto, vai a bloccare sul lato debole, ok? Adesso vai sempre alto, ok? Vai, dai, via, aperture, sei ritardo, passo gioco sul lato debole, stop, stop. Se prendi l'apertura in ritardo, se prendi l'apertura in ritardo, e questo è quello che succede. Cioè, lui, ma t'ha fatto un mazzo così, Cioè, era 2 metri dietro di te e è arrivato 2 metri prima di te. Anticipa il lavoro. Adesso parti, adesso! Via, 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 bravo! Via, via, lato debole. Bene, questo, spalla a spalla, alto, poi angolo, appoggio, non glielo dare. Cerca un compagno, passo e blocco, sprint al ferro, bravo, su forte, bravo,
bravo. Pronti? Altri quattro? Vai via palleggio. Stop, stop, stop. Ma ti sta guardando? Ok? Ti sta guardando? Punto di domanda. No, non gliela dare, lo mandi via e vai te in palleggio e te passi sotto la retina. Ok? Dai, pronti. Anticipa il movimento subito. Bene, via, mandalo via, mandalo via, mandalo via. Blocco lato debole. Stop, 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 stop. Ma scusa, ma guarda quello che sta succedendo. Chi è che sta tagliando sul lato debole? Lui. E allora non puoi andare in angolo. Ti torna? Ok? Devi stare a 45 gradi. Così puoi prendere il blocco. Da qui lo rifacciamo. Da qui lo rifacciamo, via. Anticipato, anticipato. Spalla a spalla, vieni alto. Angolo, angolo, stop. Passo e gioco. Passo e vado in angolo. Passo e vado in angolo. Ancora. Il flusso è tutto, eh? Decisioni rapide. Spalla a spalla. Bello alto. Stop. Stop. Questa è una cosa importantissima. Se prendono la palla qui, se prendono la palla qui, noi smettiamo di giocare. Ok? Noi smettiamo di giocare. Perché abbiamo bisogno, per creare il doppio post alto, di fare questo. Ok? Non lo voglio. Voglio che meno la palla fa questo, meno sento la palla che picchia in terra e più sono contento. Ok? Quindi devi cercare di ricevere questo blocco per venire qui alto e avere pazienza. Tu ti butti verso l'angolo, sbracci, diciamo a cavallo dei tre punti, bravo, e la butto là, ok? E poi gioco per andare a prendere un consegnato, un taglio. Tu a me non la dai mai, a meno che non tu mi faccia finire al ferro, ok? E poi giochi con i tuoi compagni. Pronto, palla qui, vieni Davide, anticipalo. C'hai tu la palla? Via, anticipato, lato debole. Spalla a spalla, vieni alto. Ok, bene. Appoggio e cambio di velocità, fronteggio adesso, passo sprint, il reject, sempre, ogni singola volta il reject, pronti, sprint, dai Simone, vai via sul lato debole, spalla, stop, 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 fai una cosa, fa la decisa, sai cosa ti aiuta? Questo, dici, anticipato, gridando, chiami il tuo compagno e gli dici vieni che ti faccio un blocco. Se stai zitto, i problemi in questo sport si moltiplicano all'ennesima potenza. Vai, via. Bene, via. Bravo, bravo. Post alto, angolo, un taglio. Perché due palleggi inutili? Reject, bravo. Spalla a spalla. Va bene, ok. Ci siamo come idea, è proprio la base. Abbiamo costruito il primo rimorchio, abbiamo costruito il drag, abbiamo costruito il secondo rimorchio e siamo arrivati a vedere la situazione di anticipato che per me apre tante 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 cose, ok? E dopo vedremo. Io però, visto che sono incredibilmente in anticipo, mi piacerebbe anche vederli un pochino giocare, ok? Vederli un pochino giocare sulle situazioni che abbiamo provato a costruire insieme, ok? Sempre con l'idea della gradualità della difficoltà, quindi partendo da un 4 contro 4. Apro una parentesi, potrebbe sembrare, e lo è, un lavoro quasi di settore giovanile, ok? Quasi di settore giovanile. E lo è, perché il concetto parte da quello. Il concetto parte da quello. Okay? L'idea è però che se io venivo qui e gli facevo vedere sette opzioni, tutte insieme, magari non le riconoscevano e succedeva molta confusione e facevo confusione anche a voi. La mia voglia sarebbe quella di trasferirvi il ritmo di questo sistema. Cioè fatto di decisioni rapide e che se un mio compagno fa una cosa ne apre un'altra. Poi che se ne possano aprire altre decine, perché è così, è un passo successivo. È un passo successivo. Quindi gradualità della proposta. Okay, vorrei quattro bianchi e quattro neri. Una coppia è di lunghi sicuramente, e gli altri esterni. Okay. Bianchi in attacco, neri in difesa, attacco e difesa in ala. Attacco e difesa in ala, Davide viene a fare qui la punta, attacco e difesa in post basso, attacco e difesa in post basso, la palla ce l'ho io, ala e angolo sul lato opposto, bianchi in attacco, neri in difesa. Ok,
giochiamo metà più un campo, sempre, anche se c'è canestro, ok? Va bene. La coppia di lunghi può decidere dove giocare, ok? Adesso stai il primo rimorchio che te l'ho chiesto io. Se gioca lì dentro è il primo rimorchio, se giocasse qua in punta sarebbe il secondo rimorchio, ok? Decido io come giocare. Se è lì, e adesso sarà sempre lì, così semplifichiamo, posso fare due cose. Il tuo te, come difensore di due, parti due metri dentro la linea dei tre punti. Due metri, va, benissimo. Io posso passare la palla dentro, ok? Che succede? Che si fa? Ecco, bravo. Ma mentre la palla è in aria, ok? Quando lui tocca la palla, tanto gliela passo lenta, ok? Quando lui tocca la palla ti deve trovare lì. Se non la prendi, vai forte fuori. Tu sprinti qua, ok? Questo lo puoi leggere di blocco, se ti insegue fai ricciolo per prendere la palla. Te impegni il difensore, non verso l'angolo si raddoppia, ok? Lo tieni impegnato, fai due, tre passi sopra, torni sotto, ok, benissimo. Te devi giocare uno contro uno, se non giochi uno contro uno e passi la palla, segui la palla per bloccare. Prima nel contro zero la passavi sempre lì, vero? E bloccavi, te, reject, quello che vuoi. La puoi anche passare qua, se vuoi. Se passi qua, questo. Boom, grosso, e vengo qua a dare questa rollata. Va bene? È scelta tua. Oppure posso passare la palla a lui, che la butta e va a difendere su Simone, ok? Vero, difesa vera, ma lo mandi sul fondo, perché abbiamo allenato solo la penetrazione sul fondo, solo per questo, ok? Lui difende. Per te è impossibile perdere la palla su questa penetrazione. Se lui penetra, te che fai? Penetra Simone? Attacca, sì, ti manda lì. Stop, bravissimo. Per te è impossibile perdere la palla, perché oltre ai tuoi compagni sul lato debole, hai l'ombra dietro, ok? E la puoi usare, e ti butti fuori. Che succede in questo caso? Se non l'hai presa? Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E poi giochiamo sul lato debole. Ok? Vieni, pronti? Come si gioca di là? Te sei molto importante per la nostra transizione, perché devi capire se essere primo rimorchio o secondo rimorchio. Te prendi tutte le aperture, ok? Voi due, come c'è un tiro, taglia fuori e correte in corsia, ok? Te quando sei secondo rimorchio, secondo te? Sì, quando corri al secondo rimorchio, grazie. Sei molto gentile, ti ringrazio. Okay. Quando prendi il rimbalzo, sei sempre secondo rimorchio. Se c'è canestro, devi fare la rimessa e sarai sempre secondo rimorchio. In tutti gli altri casi, ti voglio vedere volare al primo ferro dalla parte opposta. Ok? Giochiamo questa metà campo più una. E di là ci fermiamo. Ok? Va bene? Pronti? Pronti? Via! Bene. Stop. Perché là avete fatto tutto un ingorgo stradale? Simone, non indeciso. Fai una cosa, ma falla subito. Attacca il close out, o metti la palla dentro, ma subito. Ok? Dai, pronti. Calma sul lato debole. Via. Bene. Seguilo. Dentro. Bravi, via, aperture! Corri, sprint! Bravo! Oh, bravo, non diretta, battuta o alta. La diretta fatica a finire, ok? Dai, si rifà, pronti, attacco e difesa che cambiano. Bravissimi, grande corsa come rimorchio, bravissimo, bravo. Neri in attacco, bianchi in difesa, bianchi in difesa, post basso, fuori tre punti, fuori dell'area tre secondi, scusa, spingilo, difesa vera. Ombra, stop. Qua arriva lui lì, ok? Lui ti penetra sul fondo, te fai questo, ok? Se il tuo non aiuta, lui ha strada aperta per il ferro, forse dovrà aiutare lui. Vieni, dai questo scarico qua. Guarda la palla dov'è, che fai su questa penetrazione? Vieni qui al posto mio, vieni qui, bravissimo. Se il tuo difensore non aiuta, perché? Perché magari fa un errore, torna? O perché magari il suo allenatore gli ha detto che questo è un aiuto dal lato forte e non si fa, ok? Allora magari arriva lui e apriamo un 2 contro 1 sul lato debole, ok?
aiuta lui, c'è rotazioni, non sei sicuro, usiamo l'ombra. Ok? Dai, pronti, pronti. Attacca forte, attacca forte, attacca forte. Vai, andiamo, via, forte. Bene, su punta, in punta, per ribaltare. Facile, facile, bravissimo. Ferro forte, uomo libero. Pronti ad andare, la rimessa. Stop. Cioè, secondo te, no? Stop, fermi. Noi vogliamo correre. No, qui c'è da fare 50 metri di campo. Se vieni a prendere l'apertura qui, io non me ne faccio di niente. Te devi essere là, ok? Vai in due passi indietro, vai due passi indietro, la palla ce l'ho io, pronto a sprintare secondo il rimorchio, via, andiamo. Passa sul lato debole. Stop. Difficile, eh? Difficile per chi lo vede la prima volta. Va benissimo fare degli errori. Simone, torna indietro. Ormai so il tuo nome, quindi massacro te, ok? Sei qua. Fare questo passaggio, ok, può non essere tanto ormai redditizio. Cioè, o gliela dai qua, o forse qui era meglio mandarlo via in palleggio. Ok? Vieni. E attaccare in ala sulla linea di tre punti, mettendo pressione al tuo difensore. Cioè, te la linea di fondo ce l'hai sempre. Te sei secondo rimorchio, quindi questa cosa qui non c'è. Immagina che c'è un tuo compagno là, ok? Quindi o giochi per prenderla, da Simone, ok, backdoor, eccetera, o vai sul lato debole a fare questo blocco qua, ok, e poi giochi questo, ti ricordi che l'abbiamo anticipato, va bene? Vieni, palla ce l'ho io, giochiamo anticipato, stai andando, via, anticipato, blocco, passa alto, bene, appoggia, questo, finto, bravo, dentro, Super. Ah, segnalo. Va bene. Bravi. Ok. Dai, un applauso. Dai. Ok, questo era, diciamo, per dare un'idea di quello che provo a fare tutti i giorni. Davide lo sa bene, Carlo lo sa bene. Tutto, ci lavoriamo tantissimo su spaziature, collaborazioni, eccetera. È chiaro che c'è uno sviluppo anche in 5, questo è evidente, adesso lo andiamo a vedere, ok? Come svilupparlo dall'altra parte? Torniamo al 5 contro 0, onestamente, così posso mostrarlo in maniera più chiara. Come mostrarlo lo decidete voi. Cioè, io voglio 5 bianchi in attacco, per favore. 5 bianchi in attacco. Punta, ala, la palla ce l'ho io. E due lunghi. Andrea, vieni dentro. Bravo. E tu esci, per favore. Okay. I due lunghi sono dentro l'area. Uno dei due è con la palla. Ok? Da qui è molto semplice, perché li ho già schierati io. Cioè, il lungo, se batte per sé la palla, sarà il secondo rimorchio, tu corri come primo, stop, torna indietro. Se Andrea batte la palla dall'altra parte, guarda la palla lì, guardala, se lui te la passa, ok, sarà Andrea, vero? A fare il primo rimorchio e tu il secondo. La punta è quello che prende l'apertura, le corsie e andiamo, ok, stop un secondo. Qua è il primo allenamento, ok? Schierateli come volete, il 5 qui, il playmaker là sotto, per creare confusione di costruzione delle corsie, per creare confusione nella costruzione delle corsie. Adesso io li sto aiutando più che posso, perché ognuno sa già dove deve correre, ma metteteli sparsi come vi pare, diciamo che batti per te stesso. Andiamo piano camminando, ok? Apertura, corre il primo rimorchio, stop, falla andare, stop. Stop. Ok, tu corri per andare al ferro, ricordati che se vedi che la palla è dietro di te, devi andare a fare un blocco sulla palla, ok? Se sei davanti alla palla, devi correre come primo rimorchio. Te giochi sul secondo lato, tu vai verso l'angolo, Andrea che arriva come secondo rimorchio. Benissimo. E di qui abbiamo costruito. Se c'è una penetrazione, lo sappiamo. Se la palla va dentro... Bene, se la palla va dentro,
Weak side action, benissimo, tagli, arrivi alla retina e te ne vai, tu blocchi sul lato debole, tu tieni impegnato questo blocco qui, lui deve tirare da tre punti, te devi fare in modo che lui tiri da tre punti, ok? Passi spalla a spalla, aspetta, stai lì che giochi, spalla a spalla, bene, tu impegni, vieni in punta, chi fa questo blocco diciamo che si apre sempre, in ala, là, ok, bene. Sulla weak side action, ho fatto tantissime cose diverse, ok? È l'altra cosa, oltre al doppio post-alto, che vedremo dopo, in cui differenzio fra 4 e 5, ok? Adesso, per essere coerenti con quello che ho detto prima, ok? Tu passi e segui la palla, tu attacchi il reject e giochiamo un pick and roll, tu giochi le spaziature da esterno, ok? Sulle spaziature del pick and roll, no, non vi sto qui ad annoiare, ok? Ma con la palla dentro, per fare una cosa un pochino più di livello più alto, diciamo che lui è 5 e lui è 4, la palla potrebbe uscire lì e fai un pick and roll a uscire. Fermo. La palla potrebbe uscire lì e abbiamo detto che lo segui, ok? Se la palla esce qua, perché la palla va dentro, diciamo l'altro lungo, metti un difensore nero, vieni, uno qualsiasi, vieni, bene, tu sei il difensore suo, ok? Con la palla dentro dove stai? Ti stacchi, bene, anche un po' di, metti un piede in aria, bravo, ok. Adesso il passaggio di sicurezza potrebbe essere anche questo, che abbiamo detto che è 4, ok? A lui chiedo una decisione rapida, che in questo caso è un 4, potrebbe essere anche un tiro da 3 punti, ma comunque sia di attaccare sulla ricezione. E molto probabilmente una buona idea sarebbe questa, passarla lì, te giochi sulla linea di fondo, e andare a fare un pick and roll, un pick and pop in realtà, questo, te corri verso l'angolo, te giri sulla linea di fondo e creare questo, ok? Per un tiro, per un 1 contro 1, per un gioco a 2, eccetera. Andrea, vai tempo sbasso. Ma lo stesso vale, e tu sei qua, se la palla è andata dentro a 4, e molto probabilmente dici, ma metti 5 qui, non è pericoloso. È vero. Mi prendo volentieri questa critica, perché metteranno il difensore di 5 qua. Bene, due cose. La prima, se la palla vola a lui, io posso giocare un consegnato o un pick and roll senza aiuto, perché il mio è lontano. Ok, faccio io te un attimo. Io sono il difensore suo, mi metto qua. Adesso sono in ritardo. Se tu giochi con uno dei due, con un passaggio e un blocco immediato, io sono sicuramente in ritardo su questo blocco qua. Ok, prima cosa. Seconda cosa, se lui... Io per esempio quest'anno avevo un giocatore che se lo mettevo qua... Qui ci poteva essere anche Shaquille O'Neal, lui voleva giocare uno contro uno, ok? Quindi io gli chiedevo a un certo punto di girare sulla linea di fondo, ok? Quindi attacchi, palleggio, giri sulla linea di fondo. E io faccio questo. Come lui gira sulla linea di fondo, vieni dietro, ok? Per dare lo scarico vicino, o se chiami il difensore dell'angolo, hai l'angolo aperto. Però questo è il livello successivo. Riavvolgi un secondo, primo rimorchio, secondo rimorchio, la palla in ala. Togliti pure, grazie mille. Un attimo lì fuori, grazie. Quindi se la palla va dentro, 4 e 5 le cose. Se la palla viene al secondo rimorchio, se la palla arriva al secondo rimorchio, abbiamo detto, il primo fa backdoor, ci potrebbe essere il blocco, sì, va benissimo. Adesso diciamo che fai sempre backdoor. E te giochi con un palleggio o due con lui, te sei e vai in angolo dalla parte opposta, passi e blocchi, stop, te sei connesso a lui, se lui fa questo te devi venire in punta e abbiamo creato la continuità, ok? Te attacchi reject, usi il pick and roll, le spaziature, eccetera. Rimettiti come primo rimorchio, no, stai qui con la palla, mettiti primo rimorchio, sei secondo rimorchio, è uguale ragazzi. Va bene, vieni. Se
ci sono le situazioni di anticipato, la situazione di anticipato apre tutta una serie di opzioni col doppio post-alto, cioè Andrea riconosce che c'ha un difensore qui e che quindi probabilmente non prenderà la palla, non deve venire a fare a spinte con me, deve andare subito a fare un blocco sull'altro, è lui che blocca te, stop, fermo, lì, troppo, bravo. Te non lo leggi, devi venirla a prendere alta, giochi su te stesso nell'altro modo, no, questo, per creare un post alto, tu gliel'hai passata e va in angolo, devi creare un doppio post alto, dai, vieni, a cavallo dei tre punti, e tu crei l'altro post alto, vieni, doppio post alto. Benissimo, abbiamo detto, lui è 5, lui è 4, ok? Nel mio gioco 5, diciamo così, perché lo chiamo così, gioco 5 perché si vuole giocare in 5, vuole coinvolgere tutti e 5, per questo la mia transizione da sempre è gioco 5, anche un pochino più alto. Dal doppio post alto ho sempre cercato di fare che se la palla va al 5 succede una cosa, se la palla va al numero 4 ne succede un'altra, ma qualsiasi cosa, cioè questo è un set corna e di lì ci potete mettere quello che vi pare, okay? Quello che vi piace di più. Quello che mi piace pensare è che gioco corna magari con 18-19 secondi o 17, non con 12, non con 14, e dopo aver già impegnato un pochino la difesa. Solo per far vedere delle cose, appoggia la palla a 5, okay? Diciamo che tagli sotto il ferro forte per fare tipo dai e vai, l'area è completamente libera, se avete un playmaker grosso qui ci può essere una situazione di post up per lui, ok? No, lato opposto, lato, stesso lato della palla, scusami, e come lui supera la linea dei tre punti Andrea va a fare un blocco a Simone e tu vieni inconsegnato verso Simone, ok? Tutti vicini, spaziature, vieni a prendere il consegnato, probabilmente ci sarà un riblocco, passano sotto, riblocco e vai a ferro. Ok, spaziature sul pick and roll, non è argomento mio, se no andiamo troppo lunghi. Rimetti il doppio post alto. Palla a 4, succede un'altra cosa. La più banale di tutte è consegnato, vieni a fargli un blocco di allontanamento, senza il palleggio non serve ancora. Okay. Posso giocare con Andrea che gioca a 2, posso giocare tenendo la palla, ora attaccando reject, giocare un pick and roll, le spaziature. Però lì ci potete mettere quello che vi pare, una volta arrivato qua. Perché un anno avevo deciso che dal doppio post alto si iniziavano a giocare le uscite. Okay? Per cui se la palla andava a 5, l'andavo a riprendere, vai a riprendere, gliela dai adesso, okay? E si creavano gli stagger. No, lì, vieni, un blocco, un'uscita per Simone. Vai, più basso, dai. Lui deve andare là. Simone passa spalla a spalla, due blocchi per Simone, vieni e poi due blocchi, prosegui per l'altro giocatore. Vieni. Su dove fare i blocchi, poi ci lavorerò dopo con i ragazzi, ok? E di qui mettevo la situazione di motion, quindi penetrazione sul fondo, i post che si alzano, eccetera, eccetera. Rimetti il doppio post alto. Siccome avevo deciso che quell'anno sul doppio post alto si giocavano le uscite, 5 diventavano gli stagger, 4 diventava una situazione di box screen, ok? Quindi appoggiavo, appoggia, taglia sullo stesso lato, fai un blocco per lui, vieni a ricevere, stai in angolo, tempo sbasso. Post basso, tacca colorata, bravissimo. Quando la palla arrivava qua, passaggio, continua per fare un blocco alla tacca colorata, bene, lui, te blocchi lui, vai, e te fai un'uscita. Scegli dove andare e te vai dalla parte opposta. Se lui, Simone va di qua, te vieni di qua, ok? E entravamo nelle uscite in modo... dinamico, okay? nel flusso, però ripeto, di qui si possono giocare mille cose, anche da un'uscita da un time out, appoggiare la palla a 4, girami intorno, questo per vedere se si ruba una palla dentro, ok? Quindi grazie mille, andatevi pure a sedere.
Questo è un po' quello che ci tenevo a darvi. E ci tengo anche a dire che sinceramente la situazione di gioco 5 è una situazione che poi prende vita un po' da sola, okay? Ci sono anche i giocatori che ti fanno vedere, specialmente quelli di un livello più alto, ti fanno vedere delle opzioni. E quindi ogni squadra che ho avuto ha avuto il suo proprio gioco 5, okay? Il suo proprio gioco 5. O delle volte l'ho giocato con in base a che giocatore aveva la palla si aprivano delle opzioni, ok? Non semplicemente in base alla situazione. Per esempio, se mi permettete di fare un esempio concreto, gli stessi 5 dentro, per favore, gli stessi 5 dentro. Simone, vieni qua con la palla, ok? Andrea, vai il secondo rimorchio. Tu, primo rimorchio, ok? Corsia, stai su questo lato, ok? Quest'anno il nostro Medford, l'americano, aveva capito che il drag lo poteva giocare solo in un modo, cioè tenendosi la palla e aspettando che il primo o il secondo rimorchio arrivasse a fargli il drag, okay? Ok? Però a me piace che la palla vada in corsia, che si muova, che si vada sul lato debole, ok? Per cui io avevo capito che lui questo passaggio qua non lo faceva mai, ok? Non faceva mai perché voleva andare lui qui e aspettare, scusami, sei dietro, stai arrivando come primo rimorchio, diciamo che viene Andrea come primo rimorchio, te fai il secondo, ok? Tu vai di là. Quindi lui, anche se questo giocatore qua fosse stato libero, non la dava mai, okay? Per aspettare lui per giocare il drag, perché aveva capito questo, essendo molto molto intelligente, che se passava la palla lì, lui se ne andava di qua, per le mie regole, okay? Diciamo che lui sta correndo come primo rimorchio adesso, okay? E se giocavamo col secondo rimorchio, lui qui era costretto a fare il backdoor e quindi un'altra volta non giocava al pick and roll e andava sul lato debole. Okay? Allora, le cose erano due. O onesta flessibilità. Okay? Onesta flessibilità. Rimango nelle regole, ma faccio giocare al giocatore quello che gli piace. E quindi giocavamo la misdirection. Cioè, lui passava, si metteva sul lato debole, okay? Il secondo rimorchio riceveva la palla, ok? Vieni. Vieni. Okay. Backdoor, ok, un palleggio, vai del lato opposto, un palleggio finto verso di lui, nel frattempo Andrea si alza, ok, in punta, quindi misdirection, finto questo lato, vado dalla parte opposta, o blocco, backdoor, e andavamo a giocare adesso il drag, dopo due ribaltamenti, ma con 12-13 secondi ancora sul cronometro per giocare questo drag, quindi eravamo, io l'avevo mossa e lui era contento, ok? Questo era un po', grazie ragazzi, grazie mille. Quindi il gioco 5 può essere un gioco che prende vita un po' per conto suo, quindi per riassumere e poi concludo, attaccare nei primi secondi, spaziature perfette, le collaborazioni tra esterni, dove e come corrono i rimorchi, la situazione di anticipato, ma i veri due dogmi che per me sono imprescindibili sono decisioni rapide e mai fermare la palla. Se io ho queste due cose, poi di sbagliato non è che ci siano tante cose, okay? Accetto anche degli errori se ho decisioni rapide e non fermare mai la palla. Prima di lasciare spazio, se volete, a qualche domanda. Innanzitutto ringrazio i ragazzi, bravissimi, un applauso. Ringrazio ancora il CNA e Coach Messina per avermi dato questa opportunità e su un palcoscenico così importante. Ringrazio anche voi di essermi stati a sentire. Per aver dato la possibilità a un allenatore che viene e che si sente ancora delle minors di parlare, ripeto, in un clinic così importante, in una palestra che
trasuda storia della nostra pallacanestro, quindi vi ringrazio. Però per me è stato doppiamente emozionante, anche un po' difficile, perché questo è un clinic intitolato a Giovanni Papini, che è stato mio allenatore in due occasioni. Nella seconda cominciava già a stare un pochino male, quindi Giovanni era una bravissima persona, spero di averlo onorato al meglio con questa oretta insieme. Ciao Giovanni. Bene, grazie a tutti. Grazie.